Come primo passaggio dobbiamo sciogliere ovviamente il lievito di birra nell'acqua, mi raccomando, a temperatura ambiente. Ora volevo dirvi che questo impasto equivale più o meno a 4-5 pizze, quindi poi regolatevi voi, ecco. Dunque, in questo passaggio sto mettendo l'acqua, però come potete notare non la sto aggiungendo tutta, la sto facendo gradualmente piano piano. Poi ho aggiunto ovviamente l'olio. E una cosa molto importante che vi volevo dire, mi raccomando, il sale bisogna sempre metterlo alla fine, mai vicino al lievito, perché può creare dei problemi poi più avanti con la lievitazione e quindi di conseguenza potrebbe non lievitare. Adesso continuiamo ad impastare e ci vediamo dopo per il prossimo procedimento. Arrivati a questo punto, io sto iniziando ad ovviamente mettere un po' di farina nelle mie ciotole. Volevo dirvi che ovviamente adesso, una volta divisi i panetti, io andrò a mettere il tutto dentro il frigo in modo tale che mi si bloccherà la lievitazione. Però se volete farla il giorno stesso la pizza, o meglio prepararla la mattina e farla la sera, non c'è bisogno di questo passaggio. Vi faccio capire che io l'ho preparata intorno alle 19 di sera, dopodiché a mezzanotte l'ho rimessa nel frigo e la tirerò fuori il giorno dopo, cioè sabato, verso le 15, dove poi gli darò una nuova rimpastata. Ma sempre molto veloce, che vedrete nei passaggi poi successivi, e quindi poi di conseguenza la lascerò fuori dal frigo e più o meno intorno alle 19 di sera barra 20 andrò a stendere la pizza per prepararla. Allora, eccoci di nuovo, è passata tutta la notte, poi io la pizza l'ho tirata fuori più o meno circa 2 ore fa. Adesso sto rimpastando nuovamente, quindi una volta che la pizza l'avete tirata fuori dal frigo, lasciatela un'oretta, anche due, per insomma farla ri ritornare diciamo ad ambiente in modo proprio molto rozzo. Iniziamo ad impastarla velocemente con pochissima farina, mi raccomando. Adesso l'andiamo a rimettere nel nostro contenitore, sempre coperto dalla pellicola, e aspettiamo poi fino all'ora per poterla ristendere nuovamente e preparare le nostre pizze.